Buongiorno a tutti, grazie, buona domenica e buona festa della mamma a tutte le mamme. Ognuno ha sicuramente modo di festeggiare oggi e quindi un augurio a tutte le mamme per la festa della mamma. La mia fra l'altro fa anche gli anni, quindi a doppio augurio. Saluto a tutti quelli che sono in collegamento. Passerei subito alla lettura del bollettino e poi alcune considerazioni. I tamponi sono 440.000, quindi si cresce alla grande e finirà che i coreani vengono a studiare il caso qui. L'isolamento, le persone in isolamento sono 5.014, sono 149 in meno rispetto a ieri, quindi sono uscite altre 150 persone dall'isolamento. Il numero di positivi è 18.722, sono esattamente più 39 rispetto a ieri. Considerate che su questo, e se raffrontate col tema dei tamponi, vuol dire che abbiamo fatto 39 positivi su 10.000 tamponi. I ricoverati sono 796, questo è il numero totale, però vi ricordo che nel bollettino ci sarà la distinzione già da ieri, in virtù delle nuove direttive. Intanto i ricoverati sono 26 in meno rispetto a ieri. I 796 sono così composti. 408 sono positivi ancora. 313 sono negativi. Le terapie intensive 75, meno 3, quindi si scende ancora, delle quali 37 dei 75 sono pazienti positivi e 38 sono negativi. Totale 75, ma nel bollettino nazionale vedrete 38, cioè solo i negativi. Vedrete 37 che sono solo i positivi dei 75. I dimessi sono 2.986 e quindi sono più 26 rispetto a ieri. Quindi abbiamo 150 persone che sono uscite dall'isolamento, abbiamo 26 che sono uscite dai ricoveri e abbiamo il calo anche delle terapie intensive. I morti sono 1.261, sono 9 in più rispetto a ieri e sono in totale sono 1.657 in totale. I nati sono. Ma ti fotografi solo i morti, perché? Io Bravo. I nati sono 82. Fra l'altro ho avuto un sacco di critiche, ieri mi sono dimenticato i nati, ma anche ieri sono nati, e quindi dovete scusare, ma ieri mi è saltato un foglio. Guardate, considerazioni, sta andando bene, e merito è di Veneti che comunque hanno fatto i sacrifici in questi 2 mesi, e continuiamo avere il calo sia sulle terapie intensive che sugli isolamenti che sui ricoveri. E ovviamente il tema delle mortalità è un tema che pesa anche in Veneto, se pensate che insomma, questo tema ha coinvolto un po' tutti i comuni, tutte le realtà. Resta solo la grande preoccupazione di chiedere ancora una volta ai Veneti di utilizzare i dispositivi. Perché se si abbassa la guardia in questa prima fase, finisce che fra 20 giorni, quando saremo a totale regime, o fra 10 giorni, o fra una settimana, quello che è, finisce che è inevitabile che nessuno avrà più il dispositivo. Si gioca con la morte perché finché c'è il virus c'è la possibilità di infettarsi e anche di fare infettare qualcuno. Quindi appello veramente che faccio è quello di utilizzare i dispositivi. Purtroppo non aiuta anche tutto questo complottismo che c'è in rete, che va a carezzare idee le più strane, no? Da quelle di dire che il virus è tutta un'invenzione degli stati, che queste sono tutte operazioni di comunicazione, piuttosto che si fa semplicemente perché bisogna far vendere farmaci alle aziende farmaceutiche. Guardate, io dico che si deve avere rispetto per i morti, abbiamo più di 1.600 morti, come avete visto, abbiamo messo a ferro e fuoco la sanità,
E la vera battaglia che abbiamo fatto è quella di riuscire a garantire a tutti le cure. Vi ricordo che ci sono paesi in giro per l'Europa che noi riteniamo anche più civili del nostro, ammesso e non concesso che sia vera sta roba. Io, ad esempio, non penso che sia così, che addirittura non garantiscono neanche il ricovero a chi ha più di 70 anni. Ecco, vorrei ricordare che in Veneto questo non è mai accaduto e non è neanche mai accaduto che un nostro medico si sia trovato nella condizione di dover decidere se prendere in carico un paziente in terapia intensiva oppure no, perché non aveva magari la disponibilità delle macchine. Quindi questo è quello che voglio ricordare. Abbiate pazienza e fate attenzione con l'utilizzo dei dispositivi. Questo è fondamentale. È fondamentale. Voglio dirvi, poi prima di passare e spazio alle domande, vi ricordo, guardate, un paio di cose ve le volevo dire. Tanto le donazioni che stanno crescendo assolutamente alla grande. Scusate, qua mi sono perso. Boh, le donazioni stanno crescendo alla grande, siamo ovviamente oltre i 57 milioni di euro e 37.400 donatori, 57 milioni e 37.400 donatori. Ieri sera mi ha suonato il campanello un bimbo, ciascun Alex, 9 anni, mi ha portato questa mascherina che ha fatto durante il lockdown e sarà tutta cucita a mano. E oltre a questo mi ha detto che è un appassionato a un pony in un maneggio e i soldi che ha risparmiato per le lezioni non ci è andato, e sono 100 euro, me li ha portati, quindi ha versato anche 100 euro per il coronavirus, quindi ringraziamo Alex Cescon. C'è una bimba che oggi compie gli anni, Giorgia Bortolato di 5 anni di Zero Branco, le facciamo gli auguri. Per quanto riguarda poi i disegni, insomma, abbiamo sempre dei bimbi che ci scrivono, ci mandano disegni. Questo è fra l'altro un bel disegno di Filippo Pozzobon di 11 anni di Montebelluna, ci ha mandato questo disegno che andrà a rimpinguare la raccolta di opere d'arte che abbiamo realizzate dai bimbi per la mostra. E poi infine volevo anche, visto che è una giornata di festa, abbiamo tutti i lavori. Eccolo. Poi ci ha mandato anche l'originale. E questo è un bimbo che è Clemente Ferro di 4 anni di Campo Nogara. Quindi disegna anche bene per avere 4 anni. Eccolo qua. E grazie per questo. Passerei la parola ma potrei anche anticipare io una cosa. Noi come governatori abbiamo sottolineato la difficoltà e anche l'incomprensione, se permettete, alla luce dei dati sanitari che abbiamo oggi, di pensare ancora che alcune chiusure possano permanere ancora per settimane. C'è stata con la comunicazione del Presidente del Consiglio l'ipotesi di pensare a questa fatidica data del 1° di giugno. Noi pensiamo che il 1° di giugno sia un'era glaciale, cioè sia troppo tempo. Pensiamo anche che, fatte salve ovviamente le indicazioni della comunità scientifica e rispetto dei parametri che ci sono stati dati, questo deve essere sempre messo in calce nelle mie dichiarazioni e quindi nessun atto di responsabilità, però pensiamo anche che il punto di caduta sia il 18 di maggio per le aperture. E sto parlando di aperture di tutti quelli che sono i servizi alla persona, e quindi le parrucchiere, i barbieri, le estetiste, i massaggiatori e quant'altro, di quello che sono le attività commerciali che ancora sono chiuse, pensate ai negozi di diversa natura, all'abbigliamento, tanto per citarne uno, ma insomma tutti i negozi che sono ancora chiusi, i centri sportivi e le palestre. Ed infine ovviamente la mescita di bevande e alimenti, i bar e i ristoranti. Allora, per la regione del Veneto, fatto salvo il rispetto delle indicazioni di natura sanitaria, e questo deve essere detto in ogni occasione, e con un assoluto senso di responsabilità, la regione del Veneto chiede che si apra tutto dal 18.
C'è una convergenza con molti, se non con la quasi totalità dei colleghi governatori, e c'è anche la volontà di procedere affinché questo si avveri. Penso che nella leale collaborazione tra le istituzioni, leale collaborazione che noi abbiamo sempre garantito sia come governatori e in particolar modo dal Veneto nei confronti del governo, facendo questo percorso in questi mesi di rispetto anche se spesso è stato difficile magari sostenere alcune scelte. Però abbiamo chiesto che il governo prenda in mano questa partita, la chiarisca subito, per cui abbiamo chiesto che urgentemente domani lo farà il Presidente Bonaccini per conto nostro, visto e considerato che abbiamo chiesto al nostro coordinatore, il Presidente Bonaccini dell'Emilia Romagna, che è il Presidente della Conferenza delle Regioni, e sta scrivendo in questi istanti la lettera al governo per una convocazione del governo per domani assieme ai presidenti per definire questa partita. Guardate, è fondamentale che si deleghino le regioni. Ormai insomma i binari all'interno dei quali muoversi ci sono, quindi non c'è nulla da inventare, no? Ci sono le linee guida dell'INAIL, se non ci fossero ci sono le linee guida che la nostra regione ha già stilato per ristoranti, per barbieri, parrucchieri o quant'altro, che sono molto semplici, scritte da tecnici della sanità, e penso che in questa direzione noi dobbiamo trovare una soluzione. La soluzione è quella di delegare le regioni a provvedere all'apertura dal 18. Questo è quello che vi dico, questo è quello che vedrete in agenzia tra pochi istanti, ed è assolutamente il convincimento che abbiamo tutti noi. In particolar modo noi in Veneto sappiamo che il comportamento dei cittadini è stato assolutamente eccezionale e rispettoso durante i momenti di massima ristrazione. Sappiamo che degli indicatori, grazie a un lavoro di squadra, i cittadini da un lato e dall'altro, permettetemelo dire in maniera importante, tutto il mondo della sanità, tutti coloro che hanno lavorato, oggi ci permette di dire che dal 10 di aprile da noi le curve sono tutte in decrescita, cioè in calo. Alla luce di questo noi vogliamo preparare l'apertura per il 18 di maggio. A supporto dopo della riunione che avremo domani e quindi da quello che ne scaturirà, adotteremo gli atti conseguenti. Prego, domande. Andiamo sempre in questa direzione. Boris, Albino, Emiliano, sapete già. Buongiorno Presidente. Ciao. Prima di aver fatto gli auguri alle mamme, io volevo anche ricordare, tra l'altro fra poco noi su Antenna 3, al termine della conferenza stampa, trasmetteremo la parte triveneta della Donata Nazionale degli Alpini di Milano del 2019, in onore degli alpini, proprio perché oggi dovrebbe esserci stata la Donata, e volevo chiedere proprio un pensiero per gli alpini, sugli alpini. Ma guardate, gli alpini intanto perdono la Dunata, che è un grande appuntamento e lo si fa storicamente, tutti noi eravamo organizzati per andarci, e quest'anno era Rimini, spero la si possa recuperare, perché è la festa del volontariato, lo si può dire, è la più grande festa del volontariato, 500.000 persone si riversano nelle strade della città che ospita. Io spero la si possa recuperare in autunno, fermo restando che dovranno essere cambiate ovviamente molte regole e avere la tranquillità da un punto di vista epidemiologico che non si metta a repentaglio la vita e la salute dei cittadini. E auspico anche che se ne faccia una breve qui in Veneto di adunata, visto e considerato che abbiamo, insomma, abbiamo chi, penso a Vicenza, abbiamo chi si è candidato, attendiamo l'esito e le decisioni ovviamente del Comitato Nazionale, quindi del Direttivo Nazionale, però direi che l'alpinità, come dico io, se non ci fosse bisognerebbe inventarla. Ringrazio gli alpini perché oggi parliamo di adunata, ma ricordiamo il ruolo degli alpini che hanno avuto con la Protezione Civile, con il tema dell'emergenza coronavirus e tutto quello che hanno fatto fianco a fianco con i nostri volontari, con i nostri sanitari e con la Protezione Civile regionale. Albino Sammaso. Bene, Presidente, volevo partire. Ciao. Buongiorno, ciao. Volevo partire appunto dall'ultima parte dell'osservazione che lei ha fatto oggi e dalla richiesta delle regioni di
anticipare al 18 tutto quello che il governo aveva fissato invece dovesse ripartire dal 1° di giugno. Ecco, se può elencare un po' più nel dettaglio tutte le categorie, forse questa cosa potrebbe tornare utile a noi e anche agli ascoltatori. Detto questo, noi oggi abbiamo intervistato il presidente regionale degli albergatori, il quale appunto si dice estremamente preoccupato perché mancano tutte le linee guida per la riapertura del turismo e degli alberghi. Oggi c'è invece il presidente Conte che in un'intervista ad un autorevolissimo quotidiano dice che andremo in vacanza, ma non si sa come, in che maniera e appunto con i dispositivi sanitari. La raccomandazione che faceva Michelli era quella che le regioni poi non aggiungessero ulteriori complicazioni. So che lei queste cose di solito le semplifica. Ecco, ci faccia capire se il 18 deve essere la data anche per rimettere in moto il turismo. Ma guardate, io penso che il 18 si debbano accendere i motori, si debbano riavviare i motori per quelle attività che sono ancora chiuse. Vi faccio anche un esempio che è un esempio pratico ma che dà l'idea anche della tragedia che si protrae. Noi abbiamo autorizzato l'apertura di molte imprese, pensate al distretto del mobile, ve ne cito uno per tutti, noi siamo forti, è uno dei distretti importanti a livello nazionale, quello del mobile in Veneto, è un distretto del mobile che vive in virtù delle mostre, ovvero dei negozi che vendono i mobili, e ci dicono noi siamo fermi di fatto con le produzioni perché non è che possiamo fare magazzini e riempirci di cucine piuttosto che di camere da letto o quant'altro quando sappiamo che i nostri clienti vengono intercettati e quindi hanno una risposta al loro bisogno di acquisto attraverso le mostre, le sale mostre, gli showroom e quant'altro. Quindi è fondamentale che noi si provveda da subito all'apertura delle attività commerciali. Quali sono le categorie, Albino? Le categorie sono tutti i servizi alla persona, e i parrucchieri ormai sono diventati il simbolo di questa, di questa tragedia, insomma i servizi alla persona, gli estetiste, i parrucchieri, i barbieri e quant'altro. Poi i centri sportivi e le palestre, in modo tale che lo sport si possa tornare a ripraticarlo come lo praticavamo prima, ovviamente con gli accorgimenti, con tutto quello che ci vorrà e sarà possibile mettere in piedi. E dall'altro, ovviamente, il tema, oltre a tutte le attività commerciali, il tema delle bevande e degli alimenti, quindi il tema dei ristoranti e dei bar. Voglio anche ricordarvi che in questo momento siamo in un momento anche di sperequazione, perdonatemi, senza voler puntare il dito contro qualcuno, però è difficile, come dico spesso, spiegare a un negoziante che vende magliette che nel suo negozio di 40 metri quadri non può esercitare la sua professione e magari in un capannone a poche distanze da lui o da lei c'è un'azienda con centinaia di dipendenti che può operare. L'azienda deve restare aperta e non ha colpe, però è pur vero che ci vuole anche un criterio che dia una sostenibilità, e quindi io penso che sia fondamentale. È uscito il presidente Bonaccini, siamo usciti anche noi come governatori chiedendo ovviamente la convocazione urgente del governo, e è confermata, vi dico che è confermata per domani, sarà presente il ministro Boccia e da lì insomma ne verremo fuori con una soluzione. Il 18 è la deadline, no? Come si dice? La linea non della morte intesa come negativo, la morte della chiusura è l'inizio di un nuovo corso in quel senso. Ah, il turismo, sì. Quando si parla di alberghi e di ristoranti, cioè, gli alberghi non sono mai stati chiusi, quindi formalmente potrebbero continuare a svolgere l'attività. Sì, bar e però, ristoranti, ho detto. Ecco, sì, no, però dico gli alberghi. Però se non ci sono le linee guida, dicono gli albergatori, noi non apriamo. Ecco, cosa può dire lei in tale proposito? Loro hanno ragione. Noi le linee guida ce le abbiamo ben fisse in mente. Il governo sembra abbia già in mano una bozza di linee guida redatte dall'INAIL, però domani discuteremo appunto anche di questo, cioè noi vogliamo proporre che in mancanza di linee guida si deleghino le regioni a provvedere con delle linee guida. Considerate che il nostro dipartimento di prevenzione, con tutti gli uomini e donne della sanità del Veneto, le linee guida noi le abbiamo scritte, quando io vi dicevo non voglio i bussolotti in plessiglass perché dicevo che noi non li vogliamo in spiaggia, questo è il tema, e neanche dentro nei ristoranti, cioè non ci sarà mai scritto nelle nostre linee guida che bisogna farli separare con i plexiglass nei ristoranti, si fa distanziamento, 1,5 metri, 2 metri dal tavolo, si utilizzano i gel igienizzanti lasciati nei tavoli
per i clienti, il personale avrà la mascherina e i guanti e finisce lì. Se qualcuno si alza dal tavolo andrà magari con la mascherina al bagno, ma finisce lì, punto. I 10 metri tra ombrellone e ombrellone li considera, come dire, una misura preventiva eccessiva oppure... Cioè guardate, se in un pullman dobbiamo stare a un metro, se in spiaggia dobbiamo stare a 10 metri, mi pare che non funziona tanto al principio, considerando che in spiaggia non abbiamo i finestrini chiusi. Cioè ci vuole sempre equilibrio e buonsenso, no? Se partiamo dal presupposto che il cittadino culturalmente ha già capito che siamo davanti a un virus, poi del resto andiamo avanti anche con un minimo di buonsenso, penso si risolvano un sacco di problemi. Mentre passo la parola al denaro, vi confermo che è uscito in questo momento il Presidente Bonazzini, ho visto. Confermando. Con una lettera? Allora, Presidente, c'è... scusami. Sì, prego. No, perché non te vedo. Non si vede niente. Volevo chiedere, Presidente, tre cose, se mi è possibile. Allora, uno è il tema che so che è più che altro è delegato all'assessore Lanzarin. Apriamo tutto, però i genitori con figli sono lasciati alla buona volontà, insomma, mi sembra di capire. Questo è uno. Poi, aprendo tutto, verranno aperti anche i luoghi di culto e quindi ci saranno aggregazioni di un certo tipo. Mi chiedo, e qui in Veneto è molto importante, il settore, fra virgolette, degli spettacoli all'aperto, che fine, cioè se pensa anche a quello al 18. E per ultimo, la sua formazione di ieri sul virus, diciamo, manipolato in laboratorio, volevo che, visto che ha generato molte sempre, reazioni. Quando dico qualcosa, sempre genera. Vuol dire che qualcuno che viene ascoltato. No, dico, ci sono giornali che titolano, l'ha detto Zaia, e quindi è il virus è stato manipolato, altri giornali che fanno, ecco, io volevo capire bene... Dà lo spaccato di un paese, no? Ecco, se lei quando dicevamo di mettere in quarantena i bimbi delle scuole che provenivano dalla Cina, ci davano dei razzisti, gli stessi giornali. No, oggi parlare di quarantena o in posizioni inverse, ma anche molti cittadini, scusami se mi agito. No, io volevo solo chiedere se può specificare meglio quella sua affermazione di ieri. No, io ho capito che tu vuoi sapere questo, magari ti porti a casa un'altra notizia anche oggi. Ma non c'ero ieri, per cui avevo perso. No, al di là di questo, io trovo strano questo paese nel quale, cioè, se uno dice, cioè, propone una riflessione, cioè ci sia sempre qualcuno che ha da ridire. Cioè io non capisco perché dobbiamo omologarci alla linea di pensiero, diciamo, data per assodata. Io ho semplicemente detto, se il virus si spompa con questa velocità, da quello che ho letto io nella letteratura scientifica, perché vedo un sacco di gente che commenta, ma ho l'impressione che non sappia neanche che cos'è un virus. Non sto parlando di scienziati, sto parlando anche di alcuni cittadini, perché dai commenti si capisce che ha tanta confusione sulla testa. Allora io ho detto semplicemente, i casi sono, le valutazioni da fare sono, il coronavirus automaticamente nell'estate se ne va, non esiste l'influenza d'estate, giusto? O quantomeno sono rare le sindrome influenzali primaverili estive, soprattutto estive. Due, forse l'effetto della temperatura, perché anche c'è una corrente di pensiero che non è condivisa, vi ricordo. Ci sono virologi che dicono che il virus con il caldo se ne va, tanto è vero, visto che facciamo adesso, faccio vedere che lo studiate queste robe, tanto è vero che c'è chi sosteneva che per le terapie bisognasse avere una temperatura alta nei luoghi dove si facevano le terapie, proprio perché il virus si inattivava in virtù della temperatura ambientale. Altri virologi dicevano no, la temperatura non c'entra niente, il virus non gliene frega niente della temperatura. Terzo aspetto, qualcuno può dire che ci può essere anche il fatto che naturalmente il coronavirus, come è arrivato, se ne va e quindi si spompa da solo. Quarto aspetto, c'è parte della letteratura scientifica, tra i quali semplicemente un premio Nobel che si chiama Montagnier, che ha avuto il premio Nobel per la medicina, quello che ha scoperto il virus dell'AIDS, ha avuto il premio Nobel nel 2008, che fa parte di una corrente di pensiero che in maniera non complottista ha detto, guardate, io ho sequenziato il virus, è letteratura questa, ho sequenziato il virus, cosa vuol dire? Prendi il virus e lo guardi il suo filamento di RNA, l'RNA, no? Il virus del pipistrello, il famoso pipistrello, per il 98% ha
la sequenza giusta, e poi abbiamo visto delle micro sequenze di virus, diciamo delle micro sequenze, scusate, di RNA che sono la copia di quello dell'AIDS. Hanno chiesto a Montagnier, ma lei cosa pensa? Io non penso nulla, però è probabile che qualcuno abbia anche tentato, lo dice lui, di tentare di produrre il famoso vaccino dell'AIDS che non si riesce a produrre, quindi usandolo come veicolo, che peraltro posso dire, cioè non c'è un'accusa a nessuno, cioè sono lavori di laboratorio, probabilmente se fosse vera la teoria di Montagnier, anche a fin di bene, cioè trovare il vaccino per l'AIDS. Oh, ma da qui a fare i fenomeni senza sapere di cosa si parla, la dice lunga. Io ho detto, tant'è vero che vi ho detto forse, e ho anche detto poi questo mestiere dei virologi che vanno a sequenziare i virus, ma queste sono le spiegazioni, non c'entra niente, dai, dice artificiale, io non sono un virologo, però ho l'obbligo, se uno mi fa una domanda, siccome mi è stata fatta ieri, di rispondervi e vi dire, guardate, lo scenario sul territorio è questo oggi, il territorio è il mondo scientifico. Fatevi tutte le vostre ricerche sui motori di ricerca e troverete tutte queste quattro versioni che vi ho detto. Vi basta come risposta o ve ne serve ancora? No,